Il cardinale Crescenzo Sepe quest'oggi in Piazza dei Martiri ha incontrato nella sede proprio dei commercialisti, gli stessi commercialisti insieme agli esperti contabili per un importante appuntamento del suo giubileo 2011. Donatella Lonzi. Sottolineare l'impegno civile ed etico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. Questo è il tema del Giubileo dei Commercialisti, un'occasione di incontro fra la categoria e le istituzioni ecclesiastiche. Nel corso dell'iniziativa sono stati siglati due protocolli d'intesa tra l'Ordine e la Diocesi di Napoli, che prevedono l'istituzione di sportelli per la tutela dei piccoli risparmiatori e di un centro studi che individui i migliori progetti per la città, presentati dalle associazioni. Alla manifestazione hanno partecipato, fra gli altri, il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe e il presidente dell'ordine Achille Coppola. I commercialisti, dicevo, costituiscono uno dei nervi più importanti e più delicati nell'organismo di una società, di una comunità, questo in genere. In particolare i nostri commercialisti di Napoli, difatti, costituiscono una realtà imprescindibile. Allora, il loro desiderio di non chiudersi in se stessi, ma di aprirsi alla realtà nella quale esercitano poi la loro professione. Noi non siamo solo professionisti, noi non siamo avulsi dal contesto sociale, noi non riteniamo il denaro, come necessariamente dicevamo nell'ambito dell'iniziativa e della conferenza, come un qualcosa di per sé sporco. Il denaro può essere, sebbene utilizzato, strumento per lo sviluppo, strumento per la tutela dei deboli.